Bentrovati amici di Fanpage, siamo qui con Marco Saracino, segretario dei Giovani Democratici e candidato alle primarie del centrosinistra per le comunali a Napoli. Benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Marco Saracino, lei è il candidato più giovane per il PD, correrà contro Valeria Valente e contro Antonio Bassolino. Possiamo definire la sua come una candidatura di rottura? Assolutamente sì, la mia è la candidatura di rottura. Non c'è mai stato nessuno che alla mia età, nella storia del Partito Democratico, si è candidato alle primarie per il sindaco di una grande città come Napoli. Perché lo ricordiamo, lei ha 26 anni. 26 anni, sì. Quindi è sicuramente una candidatura di rottura. Io l'ho definito un po' l'atto più rivoluzionario che è avvenuto nel PD negli ultimi 5 anni di Partito Democratico della provincia di Napoli. L'ho definito l'atto più di rottura degli ultimi 20 anni di questa città. Molti dicono: ma tu a 26 anni A, sei stato coraggioso, B, ti senti in grado di governare una città come Napoli? Io penso innanzitutto che non sia stato un atto di coraggio. A 26 anni si è adulti. A 26 anni si deve avere in qualche modo, è anormale se tu non pensi di voler cambiare il mondo a 26 anni. Se tu non sogni di cambiare il mondo, sei anormale. Se non siamo abituati però ad una classe politica. Siamo abituati a una classe politica anagraficamente dove, più vecchia, dove per esempio se dici che sei quarantenne sei giovane. Questo è un paese strano. Zuckerberg, quando diciamo non è cambiato una città, ha cambiato il mondo costruendo diciamo un'applicazione dal nome Facebook, era più giovane di me. Lei lo cita spesso e si intuisce che si ispira a lui come giovane manager, però ecco, forse amministrare una città complessa come Napoli è un po' più complicato che fondare Facebook. La politica per 20 anni in questo paese, in questa città, ha appaltato la decisione politica ai tecnici. Cioè la politica non ha mai avuto il coraggio di decidere su nulla. Il tema è che la politica ha smesso di decidere e noi abbiamo la capacità e la possibilità di decidere, perché a 26 anni si è molto più liberi e si hanno molte più capacità di decidere che quando si hanno 40, 50, 60 anni. Lei è stato un fedelissimo di Civati fino a quando non è uscito dal PD e ha fondato Possibile. Ora Civati ha siglato un patto con De Magistris, come giudica questa scelta? Io ho sostenuto Pippo Civati al congresso del 2013, ero il suo capolista a Napoli. Non ho condiviso nulla, diciamo, di quello che ha fatto da quando ha deciso di uscire dal PD. Lui mi ha insegnato che le battaglie politiche si fanno nei luoghi della battaglia politica, e la battaglia politica che lui stava facendo nel PD l'ha praticamente distrutta. Quale errore imputa all'attuale sindaco De Magistris? Gli errori sono vari. Lui ha pensato innanzitutto di fare il sindaco del lungomare e non il sindaco della città di Napoli. Questo diciamo è uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia, ma che può essere rivoltato in un secondo se noi andiamo a fare un giro per le periferie della città, cosa che sto facendo moltissimo anche perché vengo da lì. Si nota lo stato di degrado e di abbandono che c'è in tutte le periferie, da Scampia a San Giovanni a Barra. È una situazione di una città non europea, di una città lasciata a se stessa. Dopodiché l'errore ancora più grande, anzi gli errori ancora più grandi, è aver isolato la città per ben 2 volte. La prima quando ha pensato di cavalcare, diciamo, di intestarsi la battaglia politica di Ingroia, isolando la città politicamente. La seconda quando su Bagnoli ha reisolato la città. Cioè lui, non entrando nella cabina di regia e dicendo che Napoli è una città derenzizzata, ha avuto, diciamo, la folle idea di intestarsi come capo di un movimento probabilmente nazionale di antirenziani. Saracino, lei ha lanciato attraverso Facebook questa idea, di un'idea al giorno, ecco. Sì. E ha parlato per prima cosa di welfare. Ci vuole spiegare la proposta? Napoli è una città povera. Napoli è una città in cui la disoccupazione è giovanile, la disoccupazione ha dei livelli catastrofici. Da terzo mondo, ecco. Stiamo proponendo un reddito minimo di inserimento molto forte, cioè qualcosa che in qualche modo possa dare dignità alle persone che non arrivano a fine mese. Si tratta di dire però che per esempio la famiglia che beneficia del reddito minimo è costretta a mandare i figli a scuola. Cioè, significa in qualche modo non solo dare la possibilità a qualcuno di sopravvivere e potersi introdurre nel mercato del lavoro, cosa che ormai non accade, ma anche di controllare quello che avviene, di in qualche modo dare la possibilità a chi non ce la fa di farcela, che è qualcosa che secondo me lo Stato deve fare. Nelle periferie provare ad avere le scuole aperte anche al pomeriggio. Io ho avuto la fortuna di andare in una scuola dove uscivo alle 5:30
E quindi, diciamo, quando mi ero sfrenato a scuola, poi andavo a casa perché non ce la facevo più a fare niente sostanzialmente. E invece oggi tu hai molti ragazzi che non vanno proprio a scuola e quelli che ci vanno. Ragazzi a rischio. Ragazzi a rischio, esattamente. Ragazzi, io conosco bene le periferie, diciamo, di questa città. Nella mia vita mi sono alternato e continuo ad alternarmi tra il centro storico e Scampia. Se io le dicessi in questo momento di convincere un cittadino a votarla, in due parole, una battuta, che cosa gli direbbe? Mi rivolgerei a tre settori, in due parole. Alla mia generazione non andate via, e ai genitori e ai nonni permettete, lottate per i vostri figli, per i vostri nipoti, per non farli andare via. Io appartengo a quella generazione che questa città la sta abbandonando. Io invece sono tornato, ho vissuto all'estero per 7 mesi, sono tornato, mi sono iscritto al PD e ho utilizzato il PD come uno strumento per cambiare le cose in questa città. Grazie Marco Saracino.